Piccolissimo, mi sono accesa? No, sì, mi sono accesa. Allora, piccolissimo appunto, ma solo per chi ha seguito il mio tutorial numero 0 e il mio tutorial numero 1. Dunque, cosa non fare nell'eccezione dell'anziana mamma in ospedale? Non sposatevi con marito e figli, soprattutto se i figli sono maschi, perché li caricate di umori che non si meritano. Ovviamente la condivisione non vuol dire l'ossessione, va benissimo raccontare, va benissimo anche sposarsi, ma non gettiamo sulle spalle degli altri, perché poi io ho notato che stando sola in quel dimestre, non avendo qua mio marito e non avendo qua mio figlio, con cui, su cui appunto scaricare tutta la mia ansia, in realtà me la gestisco da sola, non ho degli specchi a cui, su cui riflettermi, e quindi non mi ritorna questa mia immagine sgradevole, eccessiva, eccetera. Per cui, al di là di tutto, moderiamoci anche nel nostro sfogarci con gli altri. Cioè, rendiamoci conto che dobbiamo gestire da sole le nostre emozioni, condividendole, ma in una maniera, in un'ottica di scambio, in un'ottica di relazione, non in una pretesa di ascolto o in uno sfogo così, come si dire, egoista, ancora una volta narcisistico. Quindi questa è una cosa che dovevo dire. Cerchiamo di crearci un piccolo spazietto tutto nostro, magari dove ci mettiamo il nostro profumo preferito, la nostra canzoncina preferita, perché tutte quante noi possiamo dire la nostra sugli uomini, non solo per la mannoia. Per cui mi sto riferendo al testo della sua ultima canzone, bellissima, io posso dire la mia sugli uomini, se non l'avete sentita, sentitela. Per cui appunto stiamo attenti a non gravare troppo, perché poi anziché avere aiuto abbiamo soltanto sbuffi e magari si stanno anche un pochino, no? Perché un pochino a volte si esagera. Ok? Ciao di nuovo.